Ma... Prima di iniziare, ecco il tutorial su come abbiamo realizzato questo pop-it gigante. Abbiamo preso dei cartoni e abbiamo poi disegnato dei cerchi utilizzando una ciotola per creare i cerchi uguali. E ovviamente c'era il nostro assistente Merlino il cagnolino che controllava tutti i lavori e approvava tutto. Eccolo qua. Questo passaggio deve essere fatto da un adulto, bisogna tagliare i cerchi con un taglierino per avere poi questi buchi in cui metteremo i nostri pop-it. E se avete un cane, state attenti perché qua, ad esempio, Merlino ha rubato tutti i cerchi e non voleva più ridarceli, pensava fossero un frisbee. Ed ecco qua Berlino che continua a controllare se abbiamo realizzato bene il pop-it gigante e pensava fosse un giochino per lui, infatti guardate come si diverte. Merlino pensava proprio che avessimo costruito un giochino per lui e si stava divertendo tantissimo. Scegliete voi quanti cartoni volete utilizzare in base a quanto volete che sia grande il vostro pop-it e poi potete colorarlo con i colori che volete. Per creare i pop-it infilate dei palloncini gonfi e se volete mettete qualcosa di strano in alcuni palloncini così sarà ancora più divertente scoppiarli. Poi metteteli uno sopra l'altro, se necessario mettete dello scotch per tenerli fermi e voilà, ecco qua! Ecco qua il nostro pop-it gigante! Vi ho fatto vedere il tutorial ed eccolo qua pronto! È Costruito! bellissimo! Come funziona questa challenge? Allora ho pensato, cosa potrebbe far diventare questa challenge ancora più divertente? Ogni palloncino potrebbe esserci o semplicemente l'aria, oppure potrebbe esserci una penitenza, e Una cioè penitenza! del colorante! Ecco perché abbiamo queste magliette Sì, infatti bianche. abbiamo le magliette bianche perché chi si sporca di più avrà perso. Oh oh. Chi invece avrà la maglietta più bianca avrà vinto la challenge. Fra poco, infatti, ci trasferiremo fuori in Fuori. giardino per non fare un caos qua dentro casa. Per scegliere il colore, gireremo la ruota e poi tireremo il dado per scegliere il numero del pop-it. Ad esempio, se capita blu 3, dovremmo fare 1, 2, 3 e scoppiare Questo. questo. Come potete vedere, in alcuni palloncini si vede già dove c'è il Oh oh. colorante. Ad esempio, questo. La vedete anche voi? Che cosa? Sembra una creatura un po' malvagia con i capelli alti alti. Una strega, Ah. guarda! Sembra una signora di profilo con la È vero. coda. È tipo una strega, sarà tipo la maledizione del pop-it. Chi capiterà a A te quel pop-it? capiterà! Spera di no! Sarà super divertente, quindi mettetevi comodi, prendete i popcorn e iniziamo subito. E lasciate un mi piace per questo mega pop-it. Via! Merlino, vuoi partecipare anche tu alla challenge? No, è meglio di no, perché sennò ti mangeresti i palloncini. Eccoci qua in giardino. Ma prima di iniziare Sì? abbiamo una challenge anche per voi. Ora tirerò questo dado e il numero che capiterà saranno i secondi entro cui dovrete cliccare mi Ci piace. Pronti? Via! 6! Avete 6 secondi per lasciare mi piace. Mi Mi piace! piace. 6, 5, 4, 3, 2, Uno, tempo Tempo scaduto, ci piaciuto. siete riusciti! E ora iniziamo la nostra challenge! Adesso lanciamo il dado e a chi esce il numero più alto inizia per primo la challenge. Vabbè, Tre! no, mi è uscito uno. Non è questa di Ah, là. Sì, mi è uscito tre, mi è uscito No! tre. Tocca a me! Uno, Oh anch'io! no, bisogna rifarlo allora. Ok, ritiro. Non Sei! è giusto! Inizio io! Ora devo girare la ruota per vedere quale colore mi capita. Venite qua, venite. Ecco qua la ruota dei colori, ve la ricordate? Pronti? Via! Rosso. Rosso, ma non abbiamo il rosso, ma il colore più vicino è l'arancione. Quindi, fila arancione.
Speriamo non mi capiti la strega. Ora tiro il dado per vedere qual è il numero di palloncino dopo scoppiare. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per uno, ci è mancato poco. Ho schivato la strega per poco. Ok, devo scoppiare questo palloncino. Speriamo che non ci sia niente dentro. Ma soprattutto, io odio scoppiare i palloncini. Mi fanno paura, non lo so perché. Quindi vediamo la reazione di Rita. Più forte. Non c'era niente dentro, evviva. Maglietta bianca, ancora pulitissima. Tocca a me adesso, gira. Celeste. Ora tira il dado. 6. Vai. Quindi 6. 1, 2, 3, 4 e 5 e 6. No, è questo. E mi sa che c'è del colorante dentro. Ma perché sono sempre sfortunato i Dai, giochi? Boccala. Io mi allontano. Sono sempre sfortunato con i giochi. Vai. Vado, Ta-da! C'era pochissimo colorante, che fortuna! Per fortuna! Però un solo pochino poco. La maglietta si è macchiata. Era colorante blu comunque, si vede. Ma ti sei sporcato anche qua, anche qua. Tocca a me, per ora io sono in vantaggio. Andiamo a scegliere il colore. Quale sarà il colore? Pronti? Via! Rosa, il mio colore preferito, speriamo che mi porti fortuna. In realtà noi abbiamo sia il rosa che il viola, ma qua non c'è il rosa e il viola. Quindi quando capita questo, che sia rosa che viola, possiamo scegliere noi se il rosa o il viola. A me, siccome piace tantissimo il rosa, scelgo il rosa. Buona idea. 3, 2, 1, woo! Numero 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mi sa che non mi è capitato niente. Pronti? Non avevo paura. Sì, non mi sono macchiata ancora. Maglietta bianca. Tocca vitale adesso, vai, gira. Blu. Vai, tira il dado adesso. 6. Ok, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Forse mi sono salvata. Forse se l'è scampata, vediamo. E cosa succede? Io mi allontano. Che cos'era? No, niente, mi è entrato qualcosa nell'occhio. Tocca a me. Blu. Allora nei blu ne rimangono solo due. Questo in cui sicuramente c'è il colorante perché si vede. E questo forse è vuoto. Vediamo. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Che fortuna. Non mi sono macchiata. Questa volta girerò piano però. Rosso non c'è, quindi devi andare rosa. Col colore più vicino. Il che rosa. È l'arancione. Ah, l'arancione. Sì. Speriamo che capiti la strega. Ma speriamo che mi capiti uno. Uno! Non ci credo! Sì! Che sono fatto! Sono quasi sicuro che qua non c'è niente, quindi lo faccio proprio lo faccio proprio con me davanti. Non ho paura! Che fortuna! Tocca a me. Bello! È rimasto solo questo. Secondo me non c'è neanche bisogno di scegliere un numero. No, sono non devo bello. Neanche tirare il dado perché c'è solo questo. È meglio che ti allontani. Ok, ciao. Aiuto. No. C'era un bel po' di colorante o sbaglio? Mi ha macchiato tutta la maglietta. Quindi ora sono in svantaggio. Sto perdendo. Era quello con tanto colorante. Chi avrà la maglietta più bella dopo? Per ora io ho colorante un po' blu, un po' rosso. Tocca a me adesso. Vai. Che colore uscirà? Blu. L'abbiamo finito. Quindi rigiro. Gira di nuovo. Rosso. Arancione. La strega. Oh no, ma c'erano tutti e due il colorante. 3 1 2
No! 3! 1, 2, 3! No, la strega! Non vedo l'ora di vedere che colore è questa strega che ti porterà sfortuna! Muffa! Ma non vuoi venire a vedere da vicino? No! La strega, vieni! Dai, scoppiala! Ok, vado, eh! Vai! Oh no! Hai la maglietta più sporca della mia, adesso la maledizione della strega! Ma c'erano anche dei glitter, c'erano dei coloranti! Ta-da! Vitale sta perdendo, sì, perché ha la maglietta il vantaggio. Più sporca! No, stai perdendo! Ah. Invece la maglietta meno sporca tocca a me! Rosso, ma arancione! Sì, ce n'è ancora uno! Oh no, è rimasto questo arancione e ha il colorante dentro, lo vedete? E quindi anche questa volta non c'è bisogno di lanciare il dado. No! Io direi che mi nascondo qua dietro. Sbaglio, è quello verde per lui. Verde! Sì. Guarda, è colato anche qua, oh, sul no! giallo e anche sul rosa. Oh no, ora ho anche il verde. Ora sono in svantaggio. Allora, siccome alcuni colori li abbiamo finiti e alcuni non ci sono, se capita un colore che non c'è, bisognerà prendere il colore a fianco. Giusto. Vai, gira. Verde. Verde non ce l'abbiamo, però c'è blu o rosso. Che blu, non abbiamo, ce l'abbiamo lo stesso, perfetto. Quindi devi rigirare. Giallo! Non era ancora capitato! Vado, eh! 2! 1, 2! Mi sa che non c'è niente lì, che fortunato! Io scappo! Vai! Vado, eh! Ma che succede? È scappato! Il palloncino, cioè, è scappato! Ho fatto un buco ma non è scoppiato! Si sta scoppiando! Non c'era che niente! Fortunato! Dentro. Che fortuna! Sì! Tocca a me! Via! Giallo! Numero 2! Ma il 2! Ok! 2! Mi sa che non c'è niente dentro! Sì, che sei fortunata anche questa volta! Vediamo! Sì! Sì! Tocca vitale, vai! Blu, che abbiamo finito, quindi il colore a fianco, giallo! Oh no! Prati? Numero... 5! 5, vai, conta! 1, 2, 3, 4, 5. Non riesco a capire se ha il colorante o no quello. Che fortuna! Wow! Come? Rosso non ce l'abbiamo, il blu l'abbiamo finito, il verde non ce l'abbiamo. Blu l'abbiamo finito. Quindi rosa. Ma scelgo il viola. E ancora non ne abbiamo scoppiato nessuno dei viola. Numero 4. 1, 2, 3, 4. Dimmi il dado. Tieni. Mi sa che qua c'è il colorante. Io mi nascondo. Almeno è qua in basso. Mi devo abbassare un po'. Ma oh oh. Che cos'è? Anche sulla faccia! Questo credo che era un po' liquido perché scolavo di tutto. Il colore più brutto di tutti! Il marrone! Guardate! Anche sulle gambe! Beh! Sono in vantaggio! Sto perdendo! Allora, siccome è rimasto solo viola e rosa, sceglieremo noi i colori. Quale scegli? Allora, siccome sono 3 e 3, aspetta un momento! È rimasto anche giallo! Non l'avevo visto! Mi ero dimenticata di questo giallo! E adesso li scoppio tutti. Che colore scegli? Io scelgo il viola. Ok, tira il dado. 3 viola, 3 rosa e 1 giallo. Che 4. Numero 4? Quindi 1, 2, 3, 4. No, 4. Top 1, 2, 3, 4. Era questo. Che fortuna! Vitale, sempre fortunata questi giochi. Guardate la mia maglietta. Guardate la mia. Okay. Io scelgo il rosa. Okay. Vediamo che numero. 2. 1, 2. Mi sa che c'è del colorante qua. Io mi allontano, eh. E
penso che sia un rosso o rosa. Guarda, è colato anche qua. Ah sì, era rosa. Rosa! Almeno è bellissimo il colore, ma la mia maglietta è ancora più macchiata, sto perdendo. Che colore scegli? Mi sa che scelgo il giallo, anche se c'è un po' di verde che è colato sopra, quindi non devo neanche tirare il dado. Ok, vai. Sarà pronto. Ops. C'era il colorante o non c'era? Purtroppo c'era il colorante giallo, ma ce n'era poco. Mi è arrivato anche un po' in faccia. Che fortunato, Vitale è sempre fortunato in queste challenge. Gli è arrivato in faccia ma non sulla maglietta. Ora io scelgo il viola. Numero 4. 1, 2, 3, 4. Forse c'è del colorante qua. Io mi allontano. Pronti? Oh no, colorante nero. Ma perché sono così sfigata in questa challenge? Li hai presi tutti tu. Tocca Vitale. Che colore scegli? Io scelgo il rosa. Ok. Tiro il dado. Vai. 6. Quindi è 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No, 6 con questo. E visto che c'è il colorante, finalmente Vitale si sporcherà. Vediamo. Ok, vado. Aiuto, mi allontano. Ti sei sporcato? Sì, anche Vitale si è sporcato, finalmente colorante blu. Turchese. Turchese. Oh no. Ora ne rimangono solo 2. Possiamo giocare a carta sasso. Decidere cosa scegli? Io scelgo anch'io il rosa. Vediamo. Carta, forbice, fasso. Oh no, ha vinto io. L'ultimo pop-it. Io mi allontano, non si sa mai. Vincerò o non vincerò? Sì, non c'era colorante. Viva. Speriamo che nell'ultimo viola ci sia il colorante per Vitale. Ma che cosa ho qua sul naso? Non mi hai detto niente. Sembra che ho detto niente. No. Ultimo pop-it balloon. Vediamo. Vado, Non c'era niente. Oh, quindi abbiamo scoppiato tutti i palloncini. Guardate come è diventato il pop-it gigante. È pieno di colori anche dentro. Però è stato super divertente. E ora vediamo chi ha vinto e chi ha perso in base alle magliette. Questa è la mia maglietta. Però devo dire che sembra un quadro. Almeno poi avrò una nuova maglietta da indossare, tutta colorata. Si può anche fare quel gioco in cui cerchiamo di vedere che figura c'è in queste forme. Questa è la mia maglietta e queste sono le mie mani. Vediamo Vitale. Questa è la mia maglietta. Maglietta di Vitale. E queste sono le mie mani e le mie braccia. Wow. Ma lo sai che non lo so chi ha vinto dei due? Mi sa che hai vinto tu. Però è molto carina questa maglietta. Sembrano tipo costellazioni. Hai visto? Sono proprio stiloso. Nuovo designer Vitale. Vitale! Scrivete nei commenti chi ha vinto in base a chi ha la maglietta più sporca ha perso. Chi ha la maglietta meno sporca ha vinto. Però chi ha la maglietta più bella è Vitale. Scrivetelo nei commenti, lasciate un bel mi piace. Fateci sapere qual è stato il momento più divertente secondo voi. E se questo video raggiunge i 20.000 mi piace, ci sarà un'altra challenge con il pop-it gigante. Ora vi lasciamo qua quattro caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video. Cliccate su quello che preferite. Buona visione. Ciao.